Il saluto a tutti, il ringraziamento per essere qui in questa stanza virtuale in cui spero ci troveremo bene anche questa sera. Abbiamo così convocato questi incontri di aggiornamento sempre sul tema del manuale dei diritti, quindi sarà una carrellata con riferimento soprattutto agli sviluppi della situazione, dello scenario e alle ultime novità, ma richiameremo comunque i concetti principali cercando di essere comprensibili anche per chi sta partecipando per la prima volta. E il senso di tutto ciò sta nel desiderio di dare un aiuto concreto e attuale al passo coi tempi, perché non solo ci sono problemi più grandi e allora noi dobbiamo dare risposte più grandi, ma ci sono problemi diversi e complessi in cui restare indietro rispetto a tutti gli strumenti che ci sono a disposizione significa lasciare indietro i poveri, gli ultimi, specialmente quelli che sanno fare meno da soli. Quindi noi riteniamo nostro compito l'aiuto fraterno e lo facciamo, lo ripetiamo a nome di tutta la Chiesa, che ha ricevuto proprio in questi giorni la consegna della enciclica Fratelli Tutti da Papa Francesco, che ci ha ricordato come questa fraternità universale sia un contenuto centrale e fondamentale dell'esperienza cristiana. Non è la conoscenza delle scritture da sola, non è la pratica liturgica da sola, non è la condotta morale da sola, ma ciò che ci fa riconoscere, come ha insegnato lo stesso Gesù nel Vangelo di Giovanni, è quanto noi ci amiamo tra di noi e come ricordavano i testi dei primi cristiani. Chi conosce la Didache, che racconta come vivono i cristiani e come sono percepiti dagli altri. A questo proposito mi viene in mente, lo racconto come aneddoto, un episodio recente di un giovane musulmano che si è trovato in Italia attraverso un percorso, diciamo, di tratta o immigrazione, insomma, clandestina organizzata, subendo varie cose, e quando era disperato, senza soldi e non sapeva dove andare, ha visto un prete per strada e l'ha fermato, e tramite questo poi è entrato in contatto con noi. E quando gli è stato chiesto: ma come ti è venuto in mente di fermare un prete, tu che sei musulmano, parli a stento italiano? E lui ha risposto: perché noi sappiamo, nel mio paese, là del Pakistan, che i cristiani aiutano tutti. Ecco, se questo riusciamo a renderlo vero, ecco, riuscendo veramente a aiutare tutti, a non lasciare soli, perché poi non è detto che si finalizza l'aiuto concreto, ma a non lasciare soli. Detto questo, vi propongo di iniziare con una brevissima invocazione al Signore, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo, Signore, perché ci nutri della tua parola e ci spingi a servirti nei più poveri, negli ultimi, negli emarginati. Insegnaci a non lasciare solo nessuno, accompagnaci con il tuo aiuto affinché possiamo realizzare quella trasformazione del mondo in cui ogni uomo è riconosciuto nella sua dignità di persona. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Bene, do subito la parola, senza perdere tempo, a Luigi Lusi per la prima parte. Ci alterneremo appunto in tre, come già avete visto le altre volte. Mentre Luigi prepara le slide, aggiungo, non l'abbiamo detto prima, che tutte le domande le potrete fare, eventuali richieste, questioni, chiarimenti, attraverso la chat che è in basso, il pulsante in basso al centro dello schermo, e i relatori vi risponderanno in audio. Mi fate un cenno con la testa che mi sentite e vedete. Ti sentiamo. Perfetto. Ti sentiamo. Grazie. Bene. Grazie. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Come al solito, un veloce indice delle cose che faremo stasera, in queste due ore di quest'ultimo appuntamento di questo corso di aggiornamento. Già vice direttore Massimo Soraci ci ha introdotto il corso. Affronteremo velocemente il contesto di riferimento con degli aggiornamenti rispetto allo scenario che già abbiamo affrontato fra giugno e luglio dei mesi scorsi, un veloce passaggio di recall sulla composizione metodologica del manuale operativo e poi entreremo nelle tre macro aree di cui si compone il manuale. Io mi occuperò di quella dell'abitare, dopo di me seguirà
Giustino Trincia, che si occuperà di quella di famiglia, genitori e persone, e poi il buon Massimo Soraci concluderà con la sua area sostegno al reddito e liquidità. Al termine di queste esposizioni ci saranno quasi 30 minuti di tempo per domande e risposte. Potete farle prenotandovi con il mouse sulla icona chat nella parte inferiore del vostro schermo al centro. Spostando il mouse si apre, la vedete. Basterà scrivere che volete prenotarvi e poi ci occuperemo noi di dare la parola nell'ordine di prenotazione. Allora direi che possiamo iniziare. Come al solito sapete che non ci saranno esami alla fine del corso, suggeriamo di non stressarvi nel copiare le cose che leggerete, perché queste stesse slide vi arriveranno per mail, se non stasera domani, ai vostri personali indirizzi di mail con i quali vi siete prenotati per questo corso. Suggeriamo soltanto di prendere un paio di foglie, una penna, annotarvi le cose che vorreste chiederci, quelle che non sono chiare, che liberamente vi chiediamo di riproporci al termine delle nostre esposizioni. Ora è a tutti chiaro, per averle pagato sulla propria pelle in parte, per aver assistito a quanto altri la stiano pagando, quali effetti collaterali la pandemia del Covid-19 ha prodotto nel cortocircuito sociale ed economico. Sono saltati letteralmente tutti gli schemi. Ma che cosa significa questo? È una frase, uno slogan mediatico? Beh, no, diremmo che se è vero che la crisi pandemica ha semplicemente accelerato dinamiche e patologie che già erano in corso sia sugli scenari mondiali sia su quelli domestici, cioè nazionali, è altrettanto purtroppo vero che al termine di questo breve medio periodo del Covid-19 non tutti riusciranno a rimanere in piedi e non tutti riusciranno a rimanere in corsa come lo erano in parte fino a febbraio di questo anno. E se a soffrire oggi in termini di proporzione, ma anche di immagine figurativa chiara, è la grande industria nazionale, figuratevi quale tasso di sofferenza possa subire la piccola e microimpresa, per non parlare di quell'articolatissimo complesso mondo di miriade di partite IVA fatto dagli artigiani, dai professionisti, dai commercianti, dagli edili, da chiunque si occupa del minuto mantenimento e dell'attività di quotidiana gestione che rischia di bloccarsi quando il sistema economico salta. A maggio e giugno purtroppo scrivemmo una cosa che in questi stessi corsi è stata drammaticamente confermata, e cioè il fattore che più di ogni altro influenzerà le prospettive dell'economia è determinato dall'incertezza sull'efficacia futura di due diversi tipi di politiche. La prima, quella delle politiche sanitarie, riprenderà il contagio? Drammaticamente la risposta è sì. Drammaticamente è più alto oggi di quello che era il massimo recepito in termini di contagio nel marzo scorso. E quali politiche sul distanziamento sociale? Riprenderanno le linee di produzione, la scuola, il trasporto pubblico? Ecco, questi due interrogativi hanno avuto parziale risposta negativa in questi mesi, e il secondo giro, che molti speravano non accadesse mai, ma che drammaticamente era nelle previsioni di contagio, si sta avverando con una incertezza profonda sia sulla capacità di arginare il contagio sia su quali possano essere le azioni per agevolare, attraverso il distanziamento sociale, la prosecuzione della vita quotidiana. Banca Italia sostenne alla fine del maggio scorso che la perdita di reddito dovuta al lockdown generalizzato o a misure estremamente rafforzate di lockdown chirurgicamente proposto avrebbero colpito in modo asimmetrico più duramente quel quinto più basso della distribuzione, cioè quel 20% di famiglie con redditi inferiori che vedranno falcidiate le proprie risorse e i propri risparmi. È previsto che senza altri lockdown generalizzati, cioè riguardanti l'intero paese, potremmo giungere alla fine dell'anno con un PIL in decrescita all'8,59%. Se la curva dei contagi continuasse ad aumentare, e pare che non si intravedano azioni che possano far pensare il contrario, e la chiusura semitotale o totale dell'attività diventasse una necessità per salvaguardare la salute della popolazione, le stime di chiusura del PIL potrebbero giungere fino a un tasso di recessione vera e propria del 12%. Per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, al di là dei numeretti percentuali, stiamo parlando di soldi
E cioè stiamo parlando di 192-200 miliardi di euro solo per il 2020 in meno per l'intero paese, che per darvi un'unità di grandezza e di misura corrisponde più o meno esattamente ai famosi 209 miliardi di recovery fund di cui tanto avete sentito parlare e che costituiscono la grande attesa per questo paese per riforme strutturali per far ripartire l'economia. In conseguenza delle misure di contenimento e della conseguente crisi di liquidità, occupazione da una parte, reddito da lavoro dall'altro, sono gli elementi più a rischio per molte famiglie. Che cosa comportano? Comportano che le famiglie con pochi soldi, con meno soldi, tendono a effettuare due azioni. La prima è una riduzione della spesa per i consumi, spendono di meno e mettono da parte di più, un aumento del risparmio precauzionale. A settembre c'è stato il nuovo record dei depositi in banca, ma questo non è un buon segno. E alla carenza di liquidità derivante dalla scarsità di reddito da lavoro, i governi stanno rispondendo con massicce iniezioni di liquidità, creando debito pubblico. Ecco allora che stiamo entrando in un territorio a tratti sconosciuto, per alcuni versi completamente sconosciuto. Questi debiti per ora sono sostenibili grazie all'intervento massiccio, soprattutto per le dimensioni assunte, mai così prima d'ora, di tutte le banche centrali e grazie a politiche monetarie ultra espansive. Ma che cosa accadrà quando sarà esaurito l'effetto di quella parte dei 100 miliardi di deficit aggiuntivo soltanto per il 2020, anno che sta per terminare, che è riuscita nel frattempo ad arrivare a pioggia, dicono alcuni, a famiglie ed imprese, quando un giorno verrà meno il blocco dei licenziamenti, perché prima o poi dovrà finire, o quando un giorno il fondo dell'Unione Europea, denominato SURE, per la cassa integrazione, cesserà, perché anche questo non potrà durare fino all'infinito in queste proporzioni. Pensate che all'Italia è giunta la quota più alta della cassa integrazione europea, 27,4 miliardi. Proprio in questi giorni è stata terminata la raccolta, sono stati raccolti molti più soldi di quelli che l'Unione Europea sperava, con un tasso vantaggiosissimo, addirittura dello 0,238, che vuol dire che restituiranno 238 milioni in meno, ma il che vuol dire che sono stati già raccolti i fondi SURE per la prossima annualità, per il 2021. E quindi il problema è emergente ed è attuale. Con quelle ed altre misure si era, come si dice, acquistato il tempo. Si doveva per un verso congelare la situazione e dall'altro provare ad andare avanti. Ma alcuna di quelle misure era strutturale, cioè definitiva, ed alcuna visione condivisa del paese che vogliamo costruire è stata prospettata per il futuro. E altrettanto nessuno sa né può prevedere a quanto ammonterà il debito ulteriore necessario a fronteggiare l'emergenza economica e sociale qualora l'Italia, insieme all'Europa, non riuscisse a tornare nella situazione che era pre-Covid-19. Allora, possiamo noi esimerci da riflettere su come vada gestito questo breve e medio periodo così carico di incertezze in assenza di parametri oggettivi di riferimento? In questo quadro così incerto e drammatico ci torna in mente, mai più forte come ora, la frase di Papa Francesco: nessuno si salva da solo e tutti siamo una cosa sola, ripresa dal passo di Giovanni. E di certo chi prende il coraggio a quattro mani e viene nei nostri centri d'ascolto, nei presidi territoriali d'ascolto a chiedere aiuto, anche a costo di umiliarsi, nessuno può pensare di rispondere: come lei ce ne sono tanti. Questo genere di risposta non è la risposta della Caritas. Ecco allora che prepararci al dopo diventa decisivo per poter meglio pensare proprio alle persone, prima di tutto. E mai come in questa occasione i destinatari di questo corso sono destinatari di questa frase che Papa Francesco ha proferito il 12 aprile scorso. Voi non siete dilettanti allo sbaraglio, avete una cultura, una metodologia, avete soprattutto quella saggezza che cresce grazie a un lievito particolare, che è la capacità di sentire come proprio il dolore dell'altro. Ecco allora che quei diritti all'informazione, alla giustizia, a mantenere la propria dignità, all'attivismo civico, presenti e rappresentati egregiamente nell'Evangelii Gaudium, divengono tutti diritti irrinunciabili per un cristiano. Noi siamo chiamati a servire,
a servire con competenza affinché questi diritti si concretizzino, non solo a pronunciarli. Con il manuale operativo dei diritti, costantemente aggiornato online, noi abbiamo provato a proporvi un modello, a proporre anche a noi stessi, chiedo scusa, un modello, e cioè l'umile consapevolezza che avere un'idea di massima della cassetta degli attrezzi indispensabili in questo tempo, di ciò che ci occorresse veramente, aiuti chi ha bisogno, proprio affinché nessuno resti indietro. Indipendentemente dalle professioni di ciascuno di noi, dal lavoro di ciascuno di noi, dalle cose nelle quali siamo più capaci, più specializzati, più portati, di professione non facciamo, come Caritas, né il CAF, né i commercialisti, né gli avvocati. Eppure, molti di coloro che ci chiedono aiuto sono già stati dai CAF e da altri e non sono riusciti sempre a risolvere i loro problemi. Quanti si lamentano, ci spiegano qual è il loro problema e poi scopriamo, approfondendo, che le procedure non sono state seguite a regola d'arte per ottenere le misure pubbliche dianzi previste e poi statuite in questa legislazione di emergenza dettata dal Covid-19 dal marzo in poi. Ecco, ci piace riproporvi una frase di Don Primo Mazzolari che ci provocava affermando: a cosa serve avere le mani pulite se poi le tieni in tasca? Bisogna usarle queste mani. Allora, usiamo le nostre mani e usiamo la nostra testa. C'è tanta necessità di una capacità di applicarci per il bene dell'altro che ci fa domande, che ci chiede aiuto. Tutte le misure pubbliche a sostegno di chi ha bisogno sono chiedibili online. Dal 25 febbraio, indipendentemente dal fatto che poi questo termine verrà slittato o meno col decreto mille proroghe, si potrà usare solo SPID per accedere a queste misure pubbliche. Per ottenere identità digitale c'è un sito molto chiaro, noi diciamo sempre che andare da Poste è molto facile per la riconoscibilità facciale, che è obbligatoria per legge per ottenere lo SPID. L'INPS già applica, per la richiesta delle misure gestite dall'istituto, l'utilizzo dello SPID, oltre le credenziali che tra un po' verranno abolite, tra poco. Possiamo aiutare molto di più chi ha bisogno se impariamo anche noi ad operare online. Ve lo dico con molta schiettezza, prima per noi stessi e poi per gli altri. Una volta che abbiamo imparato ad operare online, siamo più in grado di aiutare gli altri. Oserei dire una battuta non così sciatta, ma è come andare in bicicletta, ma bisogna imparare ad andarci e poi lo si fa con molta più facilità. Sia chiaro, aiutare gli altri significa aiutare anche tutti coloro che internet non ce l'hanno, che non hanno un PC, un tablet dal quale operare, e che noi invece attraverso i centri d'ascolto e presidi territoriali possiamo concorrere ad aiutare. L'evoluzione normativa ci impone un costante aggiornamento delle misure pubbliche che abbiamo inserito nel manuale operativo direttamente. Da 5 mesi questo manuale è a disposizione di tutti, è online, sulla piattaforma informatica, e proprio perché è aggiornato costantemente online non serve stamparlo, sarebbe buttare 300 pagine, perché la settimana dopo trovereste notevoli modifiche di volta in volta introdotte. Quello che vi offriamo è un articolato lavoro proposto e diviso in 3 macro aree tematiche: quella dell'abitare, quella di famiglie, genitori e persone, che è oggetto del prossimo intervento di Giustino Trincia, quello sul sostegno al reddito e alla liquidità, che sarà oggetto dell'intervento, del terzo intervento successivo a quello di Giustino, fatto da Massimo Soraci, con un indice, con delle schede, con link di riferimento, con modelli di domande e comunicazioni. Ma allora è tutto così semplice? Beh, in realtà no, altrimenti non faremo questi corsi di formazione e di aggiornamento. In realtà sussiste un grave deficit di informazione utile e di competenze che aumenta le diseguaglianze. Molte delle persone che non riescono ad accedere a queste misure rimangono indietro e noi abbiamo il dovere di imparare per aiutarle meglio. Molte misure pubbliche nate dalla legislazione di emergenza non hanno raggiunto i destinatari perché le richieste erano fatte male, erano erroneamente formulate, erano carenti di dati, degli allegati necessari. Questo ha fatto sì che molti non ottenessero le misure pubbliche previste. È molto alto il rischio di sottovalutare questo passaggio e di sottovalutare anche che gli strumenti disponibili
sono tali e sono utilizzabili, sono raggiungibili, e bisogna evitare di cadere peggio nella rassegnazione dell'impossibilità di poterli adoperare. Guardate, noi tra un poco vi faremo degli esempi di molti fondi pubblici che non verranno spesi, tecnicamente avanzeranno e non sappiamo ancora che fine faranno, perché le richieste non sono state fatte bene. Roma è un esempio. Il bonus affitti del Comune di Roma ad oggi vede su 49.213 domande erogate somme per 3.750 domande, cioè numeri lontanissimi dalla domanda e dal bisogno. Così come è altrettanto ineludibile per noi operare per un approccio integrato. Noi non possiamo, di fronte al dramma che sta arrivando, maggiore dei mesi scorsi, lo dico chiaramente, non possiamo pensare che siamo autoreferenziali, che riusciamo a risolvere tutto da soli. Noi dobbiamo aiutare le persone ad utilizzare tutte le misure pubbliche a disposizione e poi senz'altro, se queste non bastano, a intervenire anche noi direttamente come Caritas con le nostre risorse. Ogni scheda del manuale risponde a 13 domande. È molto articolata. Trovate dentro ogni tipo di risposta e, come dice sempre Massimo Soraci, poi ci siamo anche noi a ulteriormente rispondere. Allora, in questa disamina delle modifiche introdotte da maggio, giugno, luglio in poi, noi non affronteremo quelle schede del manuale che sono rimaste invariate, per cui la rateizzazione del pagamento delle utenze, piuttosto che lo sconto sulle bollette di consumo acqua, luce e gas, non lo affronteremo perché sono rimaste invariate rispetto a prima. Affrontiamo invece, diciamo sempre su quel tema che diciamo della rateizzazione degli sconti, un tema che è di metodo. Guardate, la maggior parte di queste richieste sulla rateizzazione e sugli sconti si trovano all'interno dei siti delle società che erogano acqua, luce e gas, perché le domande transitano attraverso i comuni. Spesso è difficile trovarle, nel senso che non emergono immediatamente come altre informazioni, perché non convengono a queste società. Eppure sono diritti. Allora bisogna avere la pazienza di cercarle nelle pieghe dei siti istituzionali. Quando non si riesce di chiamare il numero del Comune di Roma, lo 06060606, per avere ulteriori informazioni, e quando anche quel numero non fosse sufficiente, rivolgersi direttamente alla società erogatrice dei servizi, perché spesso molti dettagli sono nascosti e non si riescono a trovare all'interno dei siti istituzionali. Sulle locazioni, che è la parte più grande di questa macroarea dell'abitare e anche l'ultima che riguarda questo intervento, abbiamo alcuni aggiornamenti importanti. Vi abbiamo parlato del contributo per l'affitto del Comune di Roma. Ricorderete, chi di voi se ne è occupato e ha già assistito, che il bando è stato aperto il 27 aprile, è stato chiuso il 18 maggio. Vi ho detto che ci sono 49.213 domande e moltissime sono state dichiarate inammissibili, escluse, scartate, perché erano fatte male, perché non erano complete degli allegati, perché non c'era la firma, perché non è stata mandata bene l'email, perché il foglio non è stato firmato, consegnato al tabaccaio piuttosto che in altre sedi previste. Insomma, follie. Questo significa che di quei 12,1 milioni di bonus affitti ne avanzeranno probabilmente una cifra fra 6 e 7 milioni, che aggiunti ai 17 milioni erogati dalla Regione Lazio alla fine di settembre diventeranno un plafond di più di 20 milioni che occorrerà ad essere, che servirà per essere distribuito in un secondo bando. Che sia un nuovo bando, che sia la riapertura di quello vecchio, noi denunceremo che quell'avanzo deve tornare ai legittimi destinatari. E per essere forte questa denuncia ha bisogno che noi aiutiamo le persone che hanno bisogno a farle queste domande e a farle bene. Guardate, vi dico senza pregio di smentita che tutte le domande che abbiamo fatto online sul bonus affitti dalla sede centrale di Caritas Roma sono state tutte accolte, le abbiamo fatte tutte online e abbiamo il 100% delle domande accolte sul bonus affitti. Se tutti avessero operato con competenza, attenzione e sagacia in questa direzione, avremmo un numero maggiore di domande accolte. Ecco perché insistiamo che pian piano facciate esperienza
perché questa è la strada che domani sarà decisiva per tutti. Lo sgravio fiscale del 60% del canone versato per coloro che esercitano la propria attività lavorativa in immobili in locazione ad uso non abitativo è stato esteso con varie modifiche, inizialmente dal mese di marzo soltanto, poi ha compreso i mesi di aprile, maggio e giugno. E non si è soffermato soltanto sugli immobili C1, ma su tutti gli immobili di qualsiasi categoria catastale, esclusa la A10, che è quella di pregio, di maggior pregio, quella A7 e A8, che sono quelli di maggior pregio, perché si è dimostrato, questa è stata una delle proposte che Don Ben ha fatto nel mese di aprile, è stata accolta, si è dimostrato che venivano esclusi una marea di conduttori, di inquilini, di immobili usati per uso non abitativo, per esercizio della propria attività lavorativa e che non potevano adottare questo credito d'imposta. È stata introdotta anche la cedibilità del credito, cioè si può dare al proprietario al posto della quota di locazione pari al 60%, non è un obbligo per il proprietario accettarlo, ma è contrattabile, così come è fortemente consigliata la contrattazione di canoni di locazione a uso abitativo, proprio perché nell'applicazione della legislazione di tutela del più debole, di cui tra poco parleremo, la magistratura ha spiegato che il credito per il locatore per i canoni non corrisposti permane, ma non può più essere titolo per avere un'intimazione di sfratto se si dimostra che il non pagamento, il mancato pagamento è dipeso dalla legislazione d'emergenza, dalla crisi economica. Così come la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, quindi non dell'intimazione degli sfratti, ma dell'esecuzione degli sfratti, è stata prorogata al 31/12 con più al 31 dicembre 2020 con più provvedimenti che lo hanno modificato questo termine. Ecco, dicevamo che fra le misure che avevamo indicato a suo tempo e che sono presenti nel manuale operativo vi è il reddito cittadinanza, che comprende una quota destinata al contributo per il pagamento per l'affitto. Ecco, siccome noi siamo arrivati storicamente al primo giro di boa della durata del reddito cittadinanza, che dura 18 mesi ed è rinnovabile per una sola volta, segnaliamo a voi, in modo che lo segnaliate a chi ne sta usufruendo, che il rinnovo del reddito di cittadinanza e quindi anche della quota di contributo per il pagamento dell'affitto non è automatico. Deve essere riproposto, altrimenti non viene erogato in automatico solo perché la prima volta era stato concesso. Ripetiamo che il contributo per l'affitto del Comune di Roma verrà riaperto o nuovamente bandito e ci saranno più di 23 milioni disponibili, quindi una cifra molto elevata, che è praticamente quasi il doppio di quella disponibile ad aprile del 2020. È un'erogazione sicura se la domanda redatta online è fatta a regola d'arte. Certo, se poi il Comune decide di fare l'operazione che ha fatto sul fondo di aprile, invece di dare il 40% dell'affitto annuale, del canone annuale, per coloro che avevano perso più del 30% di reddito nei primi mesi del 2020, decide di ripartire questa somma per il numero delle domande e poi trattenere l'avanzo per chissà quale destinazione, questo non significherà aver onorato la ratio della norma, che invece destina tutti quei soldi al bonus affitti. La dimensione che ci interessa rammentare è questa del credito d'imposta o della cedibilità del credito d'imposta pari al 60% per i 4 mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, se i canoni sono stati pagati e se sono tracciabili. È importante perché sono somme considerevoli, ora che stiamo trattando, di 4 mesi. Abbiamo detto che la norma sulla legislazione di emergenza, che è rimasta in vigore, ha avuto come seguito una interpretazione giurisprudenziale da parte dei tribunali diversa da circondario a circondario, ma fondamentalmente potremmo racchiuderla in due tipi di spiegazioni. Il canone che non viene pagato rimane un credito per il proprietario, ma se il conduttore, di fronte a un'udienza per l'intimazione di sfratto alla quale venisse chiamato dal proprietario, dimostra che non ha pagato a causa della legislazione di emergenza del Covid, ad esempio sospensione del lavoro
è un esempio, oppure grazie alla crisi economica che non gli ha consentito maggiore redditività, dimostrando queste cose il mancato pagamento non può costituire causa per l'intimazione di sfratto. Questo è molto importante perché aiuta, spinge quello che dicevo prima, cioè a concordare fra il proprietario e il conduttore, l'inquilino e il conduttore, delle diverse o tipologie di pagamento, nel senso di postergare, nel senso di ridurre o nel senso anche di recedere consensualmente se ci fosse l'interesse delle parti, senza preavviso e senza pagare penali. Noi abbiamo indicato i modelli di riferimento che non ripetiamo perché sono rimasti invariati e credo che a valle di questo io possa considerare terminata la mia esposizione e dare la parola a Giustino Trincia che può partire con la sua. Vedo Giustino che armeggia. Noi crediamo in te, Giustino. Perfetto, si vede e devi accendere il microfono. Ancora non si sente. Ora si è ingrandito a dismisura. Vediamo come riesco a impicciare. Adesso si sente, quindi se sistemi l'ingrandimento che sembra esagerato. Il problema è come, vediamo, sto cercando di capire come... Come è successo. Come è successo, esatto. Se no chiudi e riapri la condivisione, vedi un po' te. Non so. Allora interrompo la condivisione. Un attimino di pazienza. Ci siete? Sì, sì, cioè loro ti sentono, non possono rispondere, ma... Ok, posso andare allora. Però vai, sì, non si vede ancora la condivisione, quindi... Cioè non vedi lo schermo? No. Non capisco perché. Allora, riproviamo. Vedete adesso? Decisamente no. Allora. Riproviamo, Certo. Con un po' di pazienza, mi scuso. Ecco. Adesso si vede? No. Non so che è successo. Ah, ma la condivisione dello schermo da parte tua non è attiva, semplicemente perché... È questo che non riesco a capire, come vediamo adesso, condividere lo schermo. Esatto. Ah, adesso sì, sta partendo. Eccolo, è perfetto. Ok, scusate. Non fare più niente, vai. Allora. E adesso però, ecco, allora abbiamo detto che non ripetiamo gli argomenti su cui non sono intervenute delle novità. E la prima di queste è appunto quella della carta acquisti ordinaria. Poi abbiamo le agevolazioni del trasporto pubblico locale. Qui in realtà è terminato il termine, la scadenza per presentare qui a Roma all'ATAC le domande per avere la compensazione, quindi il prolungamento dell'abbonamento per i due mesi di marzo e aprile, soprattutto in cui c'era il blocco, c'è stato il blocco totale. Invece per quanto riguarda il bonus giovani agli studenti, qui ricordo solo che il bonus cultura per i diciottenni, coloro che quindi hanno compiuto nell'arco del 2019 i 18 anni, sono quelli nati nel 2001, è vero che è terminata, è scaduta il termine per presentare le domande, ma l'utilizzo di questo buono è possibile per queste ragazze e per questi ragazzi
fino al 28 febbraio 2021, quindi in alcuni casi sarà opportuno ricordarlo. Siamo in attesa dell'uscita del nuovo bando relativo ai ragazzi e alle ragazze nate nel 2002 che hanno compiuto o che compiranno i 18 anni nel 2020. C'è da segnalare in positivo che è aumentato lo stanziamento dei fondi per questo tipo di bonus. Per quanto riguarda i buoni libro scolastici, le domande si possono presentare fino al 1° dicembre, quindi ricordiamo alle famiglie che incontriamo, sapendo che dal 1° luglio occorre dotarsi delle credenziali SPID. Il bonus internet della Regione Lazio, un intervento una tantum, di fatto è scaduto perché i termini anzitutto erano esaurimento dei fondi, ma poi gli acquisti che interessavano questo bonus andavano fatti tra il 1° febbraio e il 31 agosto. Ma la cosa importante e interessante qui da segnalare, cioè richiamare la nostra attenzione, è che la stessa Regione Lazio, in base a questo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso agosto, dovrà stabilire quali sono i comuni della Regione Lazio che potranno utilizzare i buoni per la connettività a banda larga per le famiglie. Probabilmente saranno i comuni delle aree interne, ma resta il fatto che dovremo poi vedere quali saranno effettivamente queste scelte, perché comunque l'accesso alla banda larga è particolarmente importante e lo sarà sempre di più. Sostegno agli studenti dell'università, ai centri di alta formazione artistica, musicale, coreutica ed enti di ricerca. Qui la novità di rilievo introdotta dalla legge che ha recepito il decreto ultimo, quello dell'agosto scorso, è che viene data la possibilità ai diversi enti competenti di rimodulare e quindi ampliare l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede. E c'è anche la possibilità da parte loro di introdurre dei criteri più ampi per riconoscere allo studente lo status, diciamo, di fuori sede. Quindi sono spazi ulteriori che si aprono per venire incontro, no, al diritto allo studio. È rimasta invariata anche la carta della famiglia, quindi quella carta che consente di avere una serie di sconti. Contributo di libertà per le donne vittime di violenza. L'unica cosa che è superata di questo provvedimento è quello riguardante i bonus, perché erano relativi alle vacanze, quindi ai centri estivi. Però questo contributo di libertà per le donne vittime di violenza è purtroppo molto attuale, perché è cresciuto nei mesi, soprattutto del lockdown, il fenomeno delle violenze alle donne. Quindi ricordare anche questa misura è rilevante. Per quanto riguarda il sostegno per i disabili, oltre alla misura tradizionale ormai prevista dalla legge 104, dovremo fare attenzione a che cosa si verrà deciso per quanto riguarda la didattica a distanza per gli alunni disabili. Sappiamo un po' tutti che i risultati nel corso dell'esperienza precedente a Roma sono stati davvero molto, ma molto al di sotto di una soglia di sufficienza. Almeno il 30% di alunni disabili in realtà non hanno potuto utilizzare la didattica a distanza. E siccome andiamo incontro, purtroppo, i dati anche di questi giorni e di queste ore lo confermano, a una fase difficile per quanto riguarda la pandemia, bisognerà vedere come verrà reintrodotta, regolata e soprattutto, speriamo, assicurata la didattica a distanza. Prosegue da parte della Croce Rossa con il solito numero verde, in base alle valutazioni del comitato locale della Croce Rossa, la consegna dei farmaci a domicilio per le persone, no, con disabilità e non autosufficienti. È stato introdotto proprio con il decreto di agosto, ma poi in particolare formalizzato dalla legge, ratificato la legge di conversione pubblicata pochi giorni fa, il servizio taxi e il servizio noleggio con conducente. Non è generalizzato. Certamente interessa la città di Roma, la nostra area metropolitana, ed è rivolto in generale ai residenti in città metropolitane o nei comuni capoluogo di provincia. Consiste in pratica in un buono
spesa, un buono viaggio che non potrà essere superiore ai 20 euro per ogni viaggio, comunque il limite è del 50% della spesa sostenuta, comunque l'importo massimo è di 20 euro. Potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre. Chi sono i beneficiari? Sono le persone evidentemente fisicamente impedite o con una mobilità ridotta, che vivono in condizioni ossia di disagio, che hanno patologie accertate anche se sono accompagnate, oppure appartenenti a nuclei familiari in stato di bisogno o più esposti agli effetti anche di carattere economici derivanti dalla pandemia. Veniamo all'ambito sanitario e assistenziale. Qui c'è la nota vicenda della sospensione delle visite medico-legali da parte dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, la cecità civile, la sordità, l'handicap e la disabilità. Ad agosto scorso erano 1.067.053 le persone in attesa di visita o della prima visita o della visita per avere un riconoscimento dell'aggravamento della propria condizione. Qui riceviamo ancora risposte vaghe da parte dell'INPS. Non sappiamo onestamente dire se riprenderanno effettivamente a breve termine queste visite. Mi sembra sia piuttosto improbabile a questo punto. Ed è un problema perché significa in centinaia di migliaia di casi non consentire alle persone di avere accesso al loro diritto, cioè a quei benefici economici e non solo correlati alla loro condizione, oppure di non avere quelle maggiori aiuti che gli spetterebbe in relazione all'aggravamento. La notizia importantissima in base a questa sentenza ormai famosa della Corte Costituzionale, la numero 152 del 2020, recepita e in fondo ampliata anche dalla misura del governo, è che viene riconosciuto il diritto a un aumento fino a 651,51 euro dell'importo dell'assegno di invalidità civile per naturalmente gli invalidi al 100%, per sordi e ciechi assoluti, con l'ampliamento dai 18 anni in su. L'importante per poter accedere a questa maggiorazione, a questo aumento, è non avere un reddito superiore a 8.469,63 euro se si è soli. Le persone che si trovano in queste condizioni, se sono coniugate, la soglia di reddito arriva da non superare per accedere arriva a 14.447,42 centesimi. C'è una decorrenza automatica per avere accesso a questo beneficio dal 20 luglio, quindi non bisogna fare domanda, parlo per gli invalidi civili al 100%, mentre se c'è una condizione di inabilità, a quel punto bisogna invece fare domanda. Qui segnaliamo, poi lo metteremo maggiormente in evidenza nella scheda del manuale operativo, questo esaustivo, ci sembra, comunicato stampa dell'INPS dello scorso 13 ottobre. Vi suggeriamo di dotarvi proprio di questo comunicato stampa. Le altre due misure sono invece scadute. È invariato quel pacchetto di aiuti importantissimi: il premio alla nascita, bonus mamma, il bonus bebè e il bonus asili nido, ma è sempre molto attuale dare informazione sull'esistenza di questi aiuti. Ancora per gli aiuti alla genitorialità, c'è da segnalare il lavoro agile, il congedo straordinario, questa è una novità per la pandemia, per la quarantena scolastica dei figli, era stato introdotto dal decreto legislativo del settembre scorso, che è stata disposta dalla ASL, che viene disposta dall'ASL, dalla rispettiva ASL, dopo che il figlio ha avuto un contatto con soggetto positivo all'interno della scuola. Chi sono qui i destinatari? Sono i genitori, lavoratori dipendenti pubblici e privati, se però nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore che invece è beneficiario di una forma di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dal lavoro, no? Se per esempio ha la cassa integrazione. Un nucleo familiare con almeno un figlio minore di 14 anni
e si ha accesso a questa misura anche in assenza di un accordo individuale tra l'azienda, tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nella normativa varata pochi giorni fa, ormai legge, per i datori di lavoro pubblici la modalità di lavoro agile può essere applicata nei confronti di un proprio dipendente che ha un contratto di lavoro appunto subordinato non oltre il 31 dicembre. Anche qui vediamo che succede in questi giorni, nelle prossime settimane, questa potrebbe essere una misura riproposta e rivista anche per quanto riguarda il termine, ma ad oggi, diciamo a bocce ferme, questa è la situazione. Il beneficio economico nel caso di congedo invece straordinario per tutta la sua durata del congedo è quello di poter avere da parte dell'INPS, a cui va rivolta evidentemente la domanda, un'indennità corrispondente al 50% della retribuzione giornaliera. Una novità assoluta che riguarda il settore privato è il lavoro agile fino però al 30 giugno 2021 per genitori lavoratori dipendenti che abbiano figli con disabilità grave riconosciuta in base alla legge 104 del 92. È un diritto condizionato, quindi non c'è qui un automatismo, condizionato al verificarsi tre condizioni essenziali. Anzitutto che anche l'altro genitore è lavoratore, se invece sta a casa perché non lavora non si può accedere a questo. Ancora che l'attività lavorativa possa essere davvero svolta a distanza e non in presenza fisica, per cui è chiaro che se uno fa un lavoro che è per il quale è indispensabile essere presente sul posto e che non si può essere, che non può essere svolto a distanza, non si può avere accesso a questo tipo di misura, no? Il pizzaiolo evidentemente sta vicino al forno dove si fa la pizza. È evidente poi che può essere agibile questo tipo di misura se da parte dell'azienda c'è la disponibilità, la messa a disposizione dei necessari strumenti per poter svolgere il lavoro a distanza. Qui volevamo segnalare che sono stati aumentati in maniera ragguardevole i fondi per il 2020 per usufruire del bonus servizio babysitter e lavoratori domestici, quindi informiamo anche sull'esistenza di questa misura. Ancora è invariata quel pacchetto di aiuti alla genitorialità che riguardano gli assegni comunali di maternità oppure l'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli minori, quindi rimando qui nuovamente alle schede del manuale operativa. Una misura scaduta è quel piano per l'infanzia che la Regione Lazio varò in relazione proprio all'estate, poi fondamentalmente, e invece è diventata appunto legge l'istituzione di questo fondo di 3 milioni di euro l'anno dal 2020 in poi, destinati alle casalinghe e ai casalinghi. È interessante che nel passaggio dal decreto legge di agosto alla legge è stato aggiunto e ai casalinghi, no? Perché ci sono appunto anche ormai parecchi uomini che sono costretti a fare il casalingo. È un fondo destinato alla formazione personale, per coloro, dando priorità alle donne che svolgono gratuitamente, quindi senza contratto, no? Senza rapporto di dipendenza, di subordinazione, che svolgono, come noi sappiamo essere da decenni e decenni, un preziosissimo lavoro di cura delle persone in ambito domestico e di cura dell'ambiente appunto domestico. La condizione è che siano iscritte iscritti all'assicurazione obbligatoria. Anche questa è una legge di 21 anni fa, ancora spesso poco conosciuta, per cui ci sono molte casalinghe, soprattutto che non usufruiscono dell'assicurazione obbligatoria in caso di infortuni domestici, e ci sono anche altri benefici, diciamo, altri aiuti, quindi anche qui ricordare alle casalinghe, ai casalinghi che esiste anche l'assicurazione obbligatoria che costa poche decine e che dà una serie di benefici. Ma qui richiamo la vostra attenzione sulla finalità di questo fondo
e di questa attività di formazione personale è anzitutto l'acquisizione di competenze digitali per l'inserimento lavorativo, perché molte fanno le casalinghe perché in realtà non è una scelta, ma perché non c'è un'alternativa. E poi per la valorizzazione delle attività di cura. Attenzione che l'acquisire competenze digitali è sempre più importante, no? Luigi, io, lo stesso Massimo, più volte ricorderemo questa parola SPID, sistema pubblico di identità digitale, che è la chiave per accedere, che sarà sempre più la chiave decisiva per accedere preliminarmente a tutta una serie di misure e di servizi. È un'attività di formazione che potrà essere svolta sia da enti pubblici ma anche da soggetti privati, e noi aspettiamo entro la fine dell'anno questo decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che dovrebbe appunto darci gli strumenti più operativi per questa misura. Qui è una serie di informazioni di servizio che riguarda una proroga ulteriore di validità dei documenti di identità, parlo dei permessi di soggiorno per immigrati per lavoro stagionale, la loro validità è prorogata al 31 dicembre, come pure la validità delle carte d'identità scadute sempre fino al 31 dicembre, tranne il caso in cui l'utilizzo della carta d'identità si voglia fare per l'espatrio, per andare all'estero. Le dichiarazioni ISEE, la dichiarazione ISEE, dal 2020 viene utilizzato un criterio di ragionevolezza, insomma, importante anche questo, hanno una durata annuale. Quindi dal 1 gennaio 2020 la dichiarazione ISEE scadrà il 31 dicembre, questo sarà per tutti quanti gli anni. I passaporti scaduti dal 31 gennaio vanno, la scadenza va al 31 dicembre, come pure per le patenti di guida, messo anche a chi potesse interessare, non so a chi, le patenti nautiche con una scadenza ugualmente prorogata alla fine dell'anno. Rimborsi viaggi e biglietti, di fatto è scaduto il termine. Come pure è una misura scaduta questa dell'annullamento automatico del pagamento delle rette delle mense e scuole pubbliche primarie e senili. Vediamo che succede anche qui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Veniamo al bonus mobilità. Si è parlato molto su questo bonus biciclette, i veicoli elettrici, biciclette non usate, tradizionale, a pedala assistita. C'è stato un boom sicuramente delle vendite, degli utilizzi, sono aumentati notevolmente anche gli incidenti per l'uso improprio dei monopattini e quant'altro, e via di seguito. Qui l'unica novità, ma importante, è che dal 3 novembre sarà attiva la piattaforma del Ministero dell'Ambiente per richiedere questo bonus. Attenzione, perché non conta quando si è acquistata la bicicletta o il monopattino per avere accesso a questo bonus, ma conta la data in cui viene inserita la richiesta in questa piattaforma. E il timore è che molti saranno molto più coloro che vorrebbero utilizzare questo bonus rispetto ai fondi realmente disponibili. Vedremo che succede il 3 novembre in questo click day. L'ultimo argomento è quello del conto di base, è una misura anche questa rimasta invariata. Ne richiamo l'importanza dal punto di vista dell'inclusione finanziaria, ma anche dell'inclusione sociale in termini di cittadinanza, perché la mancanza di un conto corrente bancario o di un conto corrente postale, comunque anche per le persone, soprattutto per le persone più fragili, in realtà le mette ancora meno in condizioni di poter esercitare i propri diritti di cittadinanza. Grazie molto per l'attenzione, naturalmente siamo qui. Grazie. Grazie Giustino. Ora completo io con la mia parte e se tutto va bene voi state vedendo il mio schermo che tra poco si ingrandirà. Forse. Penso di sì. E entriamo nella parte comunque che riguarda le misure stabilite dai vari decreti Covid per il sostegno al reddito e alla liquidità, cioè per riuscire a
sostenere coloro che avevano perso il reddito e quindi non avevano soldi. Vedo che nonostante tutto la... Voi vedete la mia slide? Qualcuno mi fa dei cenni? Devi metterla in modalità presentazione, Massimo. L'ho fatto, ma non si... Ma fallo da qua, dal centro. Sì, sì, lo so da dove, ma non... Scusami. Sto provando da tutte le parti, ma non si ingrandisce. Riproviamo. Ecco, forse ora sì. Sì, ok. Allora, una delle prime misure che furono anche molto pubblicizzate dalla stampa erano i finanziamenti agevolati, i prestiti dati dalle banche, che erano per imprese e lavoratori autonomi. Questo vuol dire anche le piccole imprese, i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, coloro che lavorano, diciamo, con la partita IVA. Non era per i privati. Molti ci dissero che io ho chiesto in banca, dicevano che mi dava un finanziamento. No, non erano per i privati o i dipendenti o i pensionati. E questa possibilità di questi finanziamenti è aperta fino al 31/12/2020, quindi al 31 dicembre, con garanzia statale, era questo il significato. Ma è così semplice ottenerli. Spesso le istruttorie delle banche vanno per le lunghe, probabilmente saranno prorogati anche dopo, perché comunque la banca non può solo dire ti regalo i soldi con garanzia statale, ma deve sempre fare una valutazione della capacità di rimborso della persona. Quindi fino a 25.000 euro senza particolare istruttoria, ma sempre proporzionatamente alla capacità di rimborso appunto dell'azienda, del lavoratore autonomo, dell'impresa. E quindi non tutti li hanno ottenuti, anzi, da quello che capiamo, molto pochi, anche perché le stesse banche non hanno un obbligo a contrarre in generale nell'ordinamento giuridico italiano, quindi non sono tenute a dare questi finanziamenti, lo fanno secondo le proprie disponibilità e anche secondo le proprie preferenze riguardo al tipo di cliente che preferiscono acquisire o fidelizzare. Sul tema finanziario vi ricordiamo sempre che esiste la Fondazione Salus Populi Romani, che è in qualche modo una realtà diocesana, una costola della Caritas, che si occupa delle persone e famiglie in situazione di sovraindebitamento, che magari per alcune vicende della vita hanno contratto dei debiti anche proporzionati alle loro capacità di rimborso nel momento in cui lo contraevano, ma poi non si trovano più nelle condizioni di pagare le rate. Cioè il loro reddito viene completamente assorbito dalle rate che pagano. Ecco, la Fondazione Salus Populi Romani aiuta a inquadrare la situazione, a anche capire i propri diritti, se c'è stato qualche abuso, qualche violazione da parte degli operatori finanziari, e a trovare un percorso di uscita, sempre chiaramente per coloro che hanno capacità di rimborso, perché si tratta di trovare dei finanziamenti adeguati a risolvere la situazione. Ma insomma, questo poi lo vedono i volontari della fondazione, che sono preparatissimi nella scorta e nell'istruttoria, e anche si fa un'opera di educazione finanziaria. Molto spesso la situazione di una famiglia può anche migliorare, benché le risorse finanziarie siano scarse, se riesce a utilizzarle meglio, a superare alcune fragilità nelle scelte di spesa. Sappiamo che c'era già nell'ordinamento la possibilità di chiedere la sospensione di mutui prima casa in caso di disoccupazione, è stata ampiamente utilizzata in occasione del Covid e anche è stata riconosciuta per i prestiti personali anche dalle banche e società finanziarie. Certamente la sospensione del pagamento delle rate è una cosa da chiedere per evitare che il finanziamento vada in sofferenza, quindi diventi non irregolare ammortamento. Come sempre, non è mai bene attendere gli eventi passivamente smettendo di pagare le rate, ma bisogna sempre attivarsi per evitare che poi la situazione precipiti verso scenari irreversibili di esecuzione immobiliari, di pignoramenti. È vero anche che ovviamente la sospensione non risolve il problema che ci sta sotto, però dà il tempo di vedere come affrontare la situazione, se la propria situazione lavorativa e reddituale può riprendere o no, e chiaramente il nostro compito è non lasciare solo le persone, anche qui, perché spesso possono essere accumuli di problemi che sovrastano le capacità di reazione della persona, però ecco, è importante usare bene il tempo che dà la sospensione. Anche per questo noi siamo a disposizione, perché non pretendiamo che un centro d'ascolto diventi un negozio di servizi di qualunque tipo, compresa la consulenza finanziaria. Però è importante che, avendo
questa informazione, si può chiedere la sospensione, bisogna usare bene il tempo, poi nel manuale si trovano anche tutti i modelli e le modalità per chiedere la sospensione, possiamo aiutare le persone sempre con il nostro sostegno per qualsiasi difficoltà. E sappiamo che in questo periodo di Covid, già dai decreti, dai primi decreti, sono state sospese gradualmente le scadenze fiscali e poi sono man mano slittate. Attualmente la scadenza delle cartelle e rottamazioni del 2020, cioè le rate di rottamazioni del 2020, le cartelle notificate del 2020, che era programmata al 10 dicembre, probabilmente sarà addirittura prorogata al 31 dicembre, comunque o 10 o 31 dicembre, e questa proroga comprenderà appunto anche le cartelle notificate nel 2020. E i pagamenti di imposte e contributi scadenti tra l'8 marzo e il 31 agosto erano stati tutti rinviati al 16 settembre. C'è un'ulteriore piccola proroga per coloro che devono pagare, insomma, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e hanno un'attività di impresa, di partita IVA. Se nel 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre, pagano il 30 ottobre con una maggiorazione minima che è dell'8 per mille, 0,8%, non lo confondiamo con l'8 per mille per la Chiesa Cattolica, ovviamente. Scadenza del modello 730 passata, era il 30 settembre, ma è ancora aperta, quindi si può presentare senza alcun ritardo la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre. Ovviamente chi deve pagare entro il 30 ottobre, ma o chi non deve pagare, o comunque la presentazione per tutti entro il 30 novembre. Entriamo nel tema più grosso, quello dell'integrazione salariale, gli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione, che in occasione del Covid è stata estesa a tutti in queste sue tre modalità, cassa integrazione ordinaria, che è quella più generale, l'assegno FIS, che è quello per tutte le aziende diverse da quelle aziende industriali e del terziario che erano ammesse alla cassa integrazione già dalla normativa precedente, e la cassa integrazione in deroga per aziende fino a 5 dipendenti, ma le modalità di calcolo e la procedura per chiederle sono le stesse, è sempre il datore di lavoro che deve chiederla, quindi è un diritto del lavoratore percepirla se il datore di lavoro sceglie di non far lavorare il lavoratore e lasciarlo appunto a casa per mancanza di lavoro. Cosa si percepisce? Fino all'80% della retribuzione, con un massimale che va dai 951 ai 1167 euro lordi mensili, che però significa che mediamente la cifra è di 5 euro, dai 5,60 euro ai 6,95 euro lordi l'ora. Ora, se ci pensate bene, è molto poco, e questa norma penalizza specialmente chi ha un part-time, perché chi ha un part-time e per esempio prende 1000 euro al mese, non deve pensare, ah, ne prenderò 951, no, ne prenderai la metà di 951 se hai un part-time a 20 ore, e quindi la penalizzazione retributiva è molto forte. Aggiungiamo a questo che non tutti hanno ricevuto la cassa integrazione, inizialmente era stata stabilita in 9 settimane, a cui ne erano state aggiunte altre 9, queste sono state conteggiate fino al 10 luglio e poi dal 13 luglio, perché l'11 e 12 erano sabato e domenica, parte il conto delle ulteriori 18 settimane che sempre le aziende possono richiedere in forza del decreto agosto, l'ultimo decreto, che le ha anche estese agli sportivi professionisti. Qui non parliamo dei giocatori miliardari, di Cristiano Ronaldo, ma di coloro che sono dipendenti di società sportive. Possono essere anche atleti, ma sono atleti professionisti anche coloro che giocano nelle categorie inferiori o in sport minori, per cui prendono un normale stipendio, così come tutti i dipendenti che sono anche operai, attrezzisti, insomma, professionisti vari delle società sportive che prima erano stati dimenticati. E non l'hanno presa tutti, dicevamo, vediamo molti casi in cui per farraginosità della procedura, che prevede molti passaggi dalla prima richiesta dell'azienda fino all'effettivo pagamento da parte dell'INPS, di fatto in moltissimi casi ora si stanno sbloccando i pagamenti di giugno, quindi si è molto indietro. Qualcuno più fortunato ha già percepito mensilità successive, ma non oltre agosto,
oppure perché l'anticipa l'azienda. In quel caso la grande azienda, che magari non ha tutto il personale in cassa integrazione, può permettersi di anticipare la cassa integrazione perché la recupera dei contributi che deve versare, ma appunto sono situazioni privilegiate, non è la generalità delle aziende, soprattutto quelle medie e piccole, che sono completamente chiuse e per quello hanno messo i lavoratori in cassa integrazione e ci sono ancora purtroppo. Vige, come aveva ricordato mi pare Giustino, il divieto di licenziamento, ma solo per le aziende che usano la cassa integrazione, quindi le aziende che chiudono o hanno chiuso vari reparti hanno già licenziato. E oltre, mi pare che l'ha detto anche Luigi, oltre a questo c'è la realtà della perdita del lavoro semplicemente per la scadenza di un contratto a termine, quindi la disoccupazione si sta già muovendo nonostante ci sia la cassa integrazione e sia stata anche promessa una proroga fino al 31 dicembre, colmando con ulteriori decreti che dovrebbero arrivare il vuoto di settimane che c'è, finite le 18 settimane che partono dal 13 luglio, che appunto stanno quasi per finire. Tutti i lavoratori autonomi in questa categoria, ci sono gli artigiani e commercianti, i professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS o alle casse professionali, hanno avuto un po' queste indennità di 600 euro per marzo e aprile e di 1000 euro per maggio, così come l'hanno avuta i collaboratori sportivi, quelli con redditi fino a 10.000 euro che collaborano con le associazioni sportive, quindi un'attività secondaria, non esclusiva, e li hanno avuti pagati da Sport e Salute, con la società del CONI. Adesso su queste cose, ovviamente le misure sono scadute, sono in corso delle farraginose procedure di riesame. Come vediamo da questa tabella successiva, sono i dati dell'INPS aggiornati al 10 ottobre 2020, ci dà l'idea della dimensione del fenomeno: 5.387.000 di domande di bonus da 600 euro rivolte all'INPS, 4.140.000 beneficiari, questo per dare l'idea del numero di persone colpite dalla crisi, e in questa differenza tra i 5 milioni di domande e i 4 milioni di beneficiari non è ragionevole presumere che ci siano 1.200.000 persone che abbiano presentato la domanda per sbaglio perché ci hanno provato. Diciamo che grosso modo si sa che dalle 700 a 900.000 domande sono in riesame, perché purtroppo inizialmente la procedura di richiesta non prevedeva la possibilità del riesame e chi ha ricevuto la risposta alla tua domanda non è stata accolta, a volte con una motivazione chiara, a volte no, ma spesso sbagliata perché magari i sistemi hanno restituito un dato inesatto, ha dovuto attendere per poter presentare la documentazione che poi poteva essere inviata anche via PEC. Ad agosto l'INPS ha definito le modalità di riesame assegnando questo compito, perché non si sapeva proprio né la procedura né chi doveva farlo, assegnando questo compito alle sedi di zona, e ora cominciano piano piano ad arrivare risposte, quindi c'è più o meno un 800-900.000 persone che sono in questa situazione indefinita, e forse c'è anche chi poteva farne a meno di quei 600 più 1.000 euro, quindi 2.200 euro, ma io ne conosco diversi che invece ne avrebbero avuto veramente bisogno e sono tuttora in difficoltà. E questa tabella ci dà anche la dimensione enorme del fenomeno della cassa integrazione: 3 miliardi di ore autorizzate, perché sono 3.000 milioni, 3.418.000 persone che hanno avuto quindi una cassa integrazione, una diminuzione del reddito. Non sappiamo se totale, parziale, cioè se erano in cassa integrazione per l'intero orario, per una parte dell'orario, però sicuramente questo ci dice la misura in cui sono state colpite, anche perché chi si trova in cassa integrazione non può fare nulla, può solo stare a casa e percepire quello che gli arriva appunto con lentezza, però non vengono meno le spese, si può sospendere il mutuo, si può chiedere la riduzione o trovare qualche modalità sull'affitto, qualcosa si può fare sulle bollette, ma insomma la situazione diventa critica, come sappiamo, avendo visto persone in cassa integrazione che avevano un regolare lavoro e vengono nei nostri centri di ascolto parrocchiali a chiedere aiuto per le necessità primarie. E un aggiornamento sul reddito di cittadinanza che, come mi pare ha detto Luigi, vedeva nel mese di settembre la prima scadenza per coloro
che lo hanno chiesto nel primo mese di applicazione, cioè ad aprile 2019, durava 18 mesi, l'INPS non avvisa che è terminato il pagamento. Quindi uno deve, o tramite il patronato, appunto con i propri mezzi, SPID, PIN, entrare, vede che la prestazione si trova nello stato di terminata, senza alcuna ulteriore indicazione, e deve quindi presentare la domanda di rinnovo, che più o meno è simile alla domanda presentata inizialmente, per ulteriori 18 mesi. Su questo l'INPS ha emanato istruzioni con una circolare, appunto adesso nel mese di ottobre, perché finora non si era posto il caso, ed è importante sapere che in questa circolare ci sono le norme per le quali può presentare una nuova richiesta chi era stato sospeso da questo beneficio, perché magari erano cambiate le condizioni reddituali, oppure revocato. Ecco, se uno ha avuto la sanzione della revoca e quindi l'impossibilità di presentare le domande come sanzione per un certo numero di mesi, deve sapere che scadendo i 3-6 mesi per i quali non ha potuto ripresentare la domanda, può ripresentarla. E ugualmente chi ha l'avuta sospesa la prestazione, ma fossero cambiate le condizioni, perché magari aveva trovato un lavoro e ora l'ha riperso, magari con contratto a termine o qualcosa, può presentare la richiesta di ripartenza. Sul reddito d'emergenza ricordiamo solo che era una misura residuale destinata a chi non poteva chiedere il reddito di cittadinanza, perché in effetti non prevedeva il requisito di cittadinanza, ma solo di residenza e solo di un membro del nucleo familiare che poteva essere colui che lo richiedeva. Le domande sono state presentate fino al 31 luglio per le prime due mensilità, e poi speriamo che l'abbiano saputo, entro il 15 ottobre si poteva chiedere la terza mensilità. Noi avevamo dato notizia di questo, come abbiamo dato notizia della riattivazione del rinnovo del reddito di cittadinanza sulla nostra newsletter Caritas Roma e sul sito caritasroma.it, come sul manuale dei diritti. Quindi noi con tutti i mezzi cerchiamo di darle queste notizie quando sono così importanti. Questa del reddito di emergenza l'avevamo data a settembre. Ovviamente c'è da monitorare, da continuare a monitorare, noi lo faremo nel caso venga riattivato il reddito di emergenza, se la situazione dovesse nuovamente peggiorare, magari per alcune ulteriori mensilità, e speriamo che venga fatto se ce ne sarà la necessità. Io ho finito. Come vi abbiamo detto dall'inizio, noi non abbandoniamo nessuno, quindi noi dalla Caritas Diocesana ci mettiamo a vostra disposizione, sia diffondendo queste slide che probabilmente Alberto manderà, penso entro domani, e verrà caricato sul sito, sul nostro canale Facebook, forse canale YouTube, verrà data la notizia anche tramite i social, tramite Facebook, verrà caricato il video di questo aggiornamento. Il link del manuale operativo è sempre www.caritasroma.it, manuale dei diritti, basta scrivere su Google manuale dei diritti Caritas Roma e si trova. Noi continueremo l'azione di tutoraggio dei centri di ascolto per quesiti, approfondimenti. Abbiamo anche all'interno del Fondo Gesù di Mille Lavoratore il sostegno dei CAF ACLI per le situazioni particolarmente intricate. Il manuale operativo viene sempre aggiornato più o meno una volta a settimana, ovviamente se ci sono aggiornamenti, ma anche più spesso se ci fosse una novità di particolare urgenza e di interesse. Ci aspettiamo che continuino i decreti legge, i DPCM e le circolari. C'è stato un bel rush di queste cose fra agosto e settembre, ora c'è un momento forse di relativa calma, ma non credo durerà molto. E grazie a tutti per l'attenzione e la pazienza. Attendiamo suggerimenti, proposte, chiarimenti, critiche, che potete sempre mandare alla mail coordinamento@caritasroma.it. Qualunque cosa aiuta sia noi che voi a migliorare il nostro servizio, le nostre competenze, e noi comunque abbiamo sempre risposto, una mail sempre monitorata, e continueremo a farla. Io a questo punto chiudo, visto che molti già scrivevano le domande già durante il corso dell'esposizione. Adesso credo che Alberto ci aiuterà